Siamo qui allo Stadio Olimpico con Edith, peruviana. Lei ama la corsa e questa è una intervista per Allena il modo di vedere lo sport. Ciao Edith. Ciao. Che cos'è per te la corsa? Per me la corsa è salute mentale del corpo. È libertà. Ogni volta che corro mi sento libera e poi mi ricarico per affrontare le cose magari. Beh, non c'ho tante cose negative, diciamo, però magari piccole cose. L'affronto con più serenità e tranquillità. In Italia da 30 anni hai un gruppo con cui fai sport? Certo che c'ho il mio gruppo. Per 9 anni sono stata con la Cate Sport. Dopo, cioè, il 2018 ho deciso di cambiare. E così, una cosa nuova, con una squadra giovane che adesso sto benissimo. Si chiama Piano Ma Arriviamo. Diciamo che va piano, però tutti sono veloci. La più piano che va sono io. Quindi tutti sono inclusi all'interno della corsa, giusto? Segui una sana alimentazione anche, o meglio, la colleghi anche allo sport che fai, l'alimentazione? Sì, un po', sì. Però ogni tanto mangio qualcosa pure che non devo mangiare, perché mi fa piacere. Certo. E secondo te le SSD, quindi chi permette di fare sport di base, oltre ad allenare il fisico, permettono anche un'aggregazione? Ci sono delle iniziative che vengono organizzate per farvi stare insieme? Sì, guarda, a parte di correre indipendentemente, io faccio volontariato con i ragazzi autistici del progetto Filippide e poi so guida with a Village dei Santi per il Nove Dente. Faccio tutte queste cose, a parte delle corse indipendenti di me, no? Se mi chiedono qualcosa in più, lo faccio sempre. Anche non sia collegato con la corsa, che sia altra cosa di sport. Quindi diciamo lo sport è un valore da promuovere proprio per la sua alimentazione. Certo, va bene, certo che fa bene. E se dovessi dire a qualcuno perché deve correre? Perché deve correre? Per star bene e per affrontare la vita con un sorriso. E non c'è età per farlo? Non c'è, perché io ho cominciato a gareggiare all'età di 51 anni.